Per Cuore Giallo Blu il capitano Marco Evangelisti, il capitano della PMS Torino in un giorno storico per tanti motivi. Torino batte Biella, la supera in classifica, era già davanti, ma adesso diciamo consolidiamo il primato regionale in un giorno particolare, anche perché da 20 anni a sta parte non c'era i botteghini chiusi e il tutto esaurito al palazzetto. La sensazione di chi l'ha vissuta da dentro questa arena infuocata, anche grazie comunque ai nostri avversari ovviamente, che hanno fatto il loro, un bel ambiente. Ma io sicuramente, vedere Ruffini pieno così non ti può dare una carica in più e ti fa affrontare il derby o qualsiasi partita al 101%. Dopo l'andata avevamo perso anche male, volevamo rifarci, abbiamo difeso, stiamo migliorando in tante cose, stiamo migliorando come squadra e speriamo di non vincere solo il derby ma vincere anche domenica prossima. Oggi si è visto un passo in avanti al di là della partita a sé, no? Come si dice tante volte, forse non è per caso, però tutti coinvolti, Steel coinvolto, Bowers coinvolti, la squadra inizia a girare, Amoroso e Mancinelli si trovano. Capitano fa sempre il suo, insomma ci siamo sulla buona strada. Ma sicuramente noi sappiamo che per vincere il campionato dobbiamo trovare i giusti equilibri e dobbiamo essere tutti, mai uno protagonista ma sempre tutti protagonisti. In questo siamo stati bravi perché ognuno di noi ha dato il suo apporto e le grandi squadre hanno l'apporto di tutti e 10 giocatori. Quindi in questo momento, con la sconfitta di Trento, siamo molto vicini al primo posto. A questo punto ci crediamo fino alla fine, abbiamo fatto il giro di boa, abbiamo affrontato tutti. Ti chiedo, avendole affrontate tutte, avendo noi comunque cambiato molto in corsa, aggiungendo giocatori, oggi come oggi, qual è secondo te, scaramanticamente parliamo di promozione, ma se vuoi tu puoi fare gesti inquadrato solo da sopra, non ti preoccupare, qual è i nostri problemi arriveranno da chi secondo te? Ma ci sono squadre attrezzate quanto noi, sì, noi probabilmente come giocatori siamo penso la migliore, una fra le due o tre migliori, però ci sono squadre rivelazioni del campionato e ci sono squadre che hanno giocatori di assoluto livello, Capodorlando, Verona. Noi dobbiamo trovare i nostri equilibri, pensare partita per partita, già stiamo vedendo dei miglioramenti che dopo gli innesti dei nuovi arrivati o degli infortunati stavamo giocando un pochino peggio, adesso stiamo migliorando e speriamo di arrivare al top della condizione alla fine e giocarcela fino in fondo. Per una squadra fatta da professionisti come anche noi ma anche tanti dei nostri avversari, il fattore campo è ancora una cosa da conquistare che dà poi una resa effettiva sul campo secondo te, oppure a questo livello conta meno? Ma io penso che assolutamente un palazzetto pieno così ti riempie veramente d'orgoglio e ti fa rendere al 110%, ho detto prima, cioè un palazzetto pieno così non puoi prendere sottovalutare una gara o non impegnarti, cioè qua dai il massimo e tutti insieme possiamo raggiungere un grande obiettivo. Il nostro orgoglio siete voi, noi vi seguiremo sempre a partire dalla Coppa Italia, da tutte le trasferte dove giocherete e noi ci crediamo un pochino, Marco. Ci crediamo anche noi, speriamo di realizzarlo, dai, questo sogno. Grazie a Marco Evangelisti, il nostro capitano. Ciao a tutti. Ciao Marco, grazie. Grazie a voi.